questa ginnastica, questa tecnica aiuta proprio a portare indietro e in alto. Quindi se porto indietro non mi spingi in avanti e per cui ovviamente vado a evitare che mi escano delle ernie. Se porto in su, sollevo tutto il peso che c'è qua sulla zona del perineo, per cui porto bene in alto, indietro anche qui nella zona inguinale mi sollevo di tutto quel peso, per cui è una ginnastica eccezionale per aiutarci a non correre il rischio di avere delle ernie ombelicale, inguinale, insomma ernie in generale. Ci aiuta a non avere dei prolassi dell'utero, insomma del prolasso della vescica, ci aiuta veramente a tonificare il pavimento pelvico e portare su tutta quella roba che fa pressione qua verso il basso. Infatti vi dicevo prima che nei miei allenamenti non trovate mai il crunch, perché il crunch, quando io faccio un crunch, vado proprio a eseguire una pressione qua che spinge proprio verso il, mi spinge i visceri, no? Mi fa questa pressione e spingo qua i visceri verso il pavimento pelvico. E questo per noi donne, ma anche per gli uomini, perché anche gli uomini hanno una prostata, tutte le loro cose, ma soprattutto per noi donne che abbiamo un buchino là sotto, è un allenamento che io veramente lo sconsiglio. Quindi per me i crunch sono da non fare. Non ho sempre saputo questo, ho scoperto negli ultimi 10 anni che i crunch erano, non dico devastante, ma insomma non è un bel allenamento per noi, soprattutto perché ci sono tantissimi altri esercizi che possono sostituire bene anche il crunch. Tornando alla tecnica qua, female abdominal training, andiamo appunto, l'idea è quella di portare indietro i visceri in alto, e questo accade quando noi facciamo una espirazione e andiamo in un'apnea, proprio facendo un risucchio dell'addome, portando tutto verso l'alto. C'è un altro autore americano, un scrittore americano, si chiama Tim Ferriss, e lui chiama questo movimento il vomito del gatto. Ecco, voi immaginate il gatto quando vomita, fa proprio quel risucchio della pancia, è quello che noi andiamo a fare in questo allenamento qua. E questa, ragazze, era solo per farvi un'introduzione di come possono, di questa tecnica e di cosa più o meno va a lavorare, che cosa fa. Vi dicevo, non è una cosa che io posso fare una volta nella mia vita, per cui se provate adesso con voi e poi non la fate mai più, non si ha grossi risultati. Ma è una tecnica che io ho visto che nell'arco del tempo, ma neanche tanto, le mie allieve in 8 settimane avevano già un addome completamente diverso. E questo per me veramente sembrava magia, perché io tutti questi anni lavorando con donne non ho mai visto niente che dava risultati così belli e così in fretta, per cui questa è una tecnica che io ve la suggerisco veramente. Sì, vi suggerirei di provare con me questa tecnica. Che ne pensate? La proviamo insieme? Allora, prima cosa, quindi, vi chiedo di mettervi in piedi e appoggiare la mano sull'addome. Vediamo se c'è qualcos'altro. Vi dicevo che è una apnea espiratoria, no? Quindi, sì, Larissa è super entusiasta di provarla. Quindi, cosa andremo a fare? Andiamo a fare una espirazione e poi a creare il vomito del gatto che vi dicevo prima. Mi sfoglio perché ho già caldo. Detto questo, quindi mettetevi in piedi, semplicemente appoggiate, aprite bene le spalle, appoggiate le mani qua sull'addome, no? Sull'addome, e facciamo insieme, ragazze, 3 respirazioni, semplicemente sentendo la pancia che va in avanti. Facciamo 3 respirazioni addominali, ok? Quindi inspira, la pancia si gonfia, espiro, tiro dentro bene, proprio tiro dentro. Vado ancora una volta, inspira,
Si gonfia la pancia, espiro, tiro, 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 tiro dentro l'addome. Ok, e fin qua stiamo facendo solo una respirazione normale, giusto per andare a percepire e a vedere dov'è che andiamo a focalizzare la nostra respirazione. Ok, vai ancora, inspira, espira. Bravissime. E adesso fate un'altra, inspira, espira fuori l'aria. E rimanete senza un filo d'aria, per cui vi dicevo in non apnea espiratoria, quindi butto fuori l'aria tutto e poi vediamo se riuscite a fare il vomito del gatto. Prova, vai fuori e il vomito. Com'è venuto fuori qualcosa? Siete riuscite? Cioè, vado quando io butto, svuoto completamente la pancia, faccio una finta inspirazione, faccio finta di inspirare e creo questo sottovuoto dentro la pancia, ok? Dai, riproviamo ancora, faccio 3 respirazioni, nella quarta entro nella apnea, ok? Proviamo, dai, inspira, non proviamo, fatelo e basta, inspira, si gonfia la pancia, fuori bene l'aria, porto l'ombelico verso la colonna vertebrale e fuori. Fuori, 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 svuota completamente, tieni la pancia vuota, fai il risucchio. Così. Brave, molto bene. Quando fate questo risucchio dell'addome dovete rimanere lì nella posizione, ok? Vi dicevo, non è soltanto una questione di respirazione, ci sono anche altre posture che vengono coinvolte, ma la chiave qua è proprio questa apnea, che io la posso fare in diverse posizioni, anche a 4 zampe, con le mani in diverse posizioni, ok? Ma per ora lavoriamo solo qua su questa apnea. Vai, ancora, inspira, gonfio bene la pancia, espiro fuori, fuori, fuori. Porta l'ombelico verso la colonna vertebrale, dai, schiaccia, schiaccia, schiaccia bene dentro l'ombelico. Lascia bene aperto il petto, ragazzi, ancora, inspira, gonfia la pancia, espira fuori. Fuori, fuori, fuori. Vi ho detto, abbinato a un lavoro classico di tonificazione, lavora veramente con delle fibre diverse e vi sembra un lavoro che non fa niente, semplicemente questo lavoro di respirazione vi sembra che non sta facendo niente, ma dopo alcune settimane di allenamento vi ritrovate con un addome che ha una forma diversa. Quindi fatelo, insistete, anche se all'inizio vi ritrovate un po' a fare fatica, insistetelo ancora. Adesso, per chi non è riuscito a farlo in modo fluido senza tappare il naso, proviamo così, col naso tappato. Vai, inspira, gonfio la pancia, espiro, 3 respirazioni, vai ancora, inspira, espiro, no, lo puoi fare nell'arco della giornata, quando vuoi, Larissa, ancora uno, beh, domanda importante questa, vado, inspiro, e fuori, tappo il naso se ho bisogno,
E rimango là un bel po'. Vedete com'è bellissimo, proprio porto bene indietro, vedete come si assottiglia proprio il punto vita qua? Perché faccio proprio questo lavoro di portare indietro e tom, in alto i visceri. È un lavoro davvero carino, eh? Larissa, grazie della domanda, mi chiedeva, ma è un allenamento da fare solo al mattino? No, lo posso fare nell'arco della giornata quando riesco, ovviamente. Mi dicevano quando ho fatto questo corso che era meglio fare, siccome comunque è un allenamento che va ad alterare il metabolismo, sarebbe meglio fare dalle 8 del mattino alle 8 di sera in questo arco di tempo, perché poi alla sera sapete che è un allenamento, la sera tardi, magari non vi fa tanto dormire.